Dopo 4 giorni sono ancora senza esito le ricerche di Venanzo Boatti, il camerte di 77 anni scomparso giovedì sera dalla casa di riposo di Ussita, dove risiedeva e da dove si era allontanato per una passeggiata, come era solito fare. Nella giornata di ieri siamo andati nel centro operativo comunale di Ussita, dove le diverse forze scese in campo per le ricerche si riuniscono e pianificano il lavoro da svolgere. Le ricerche continuano, oggi sono state anche intense su tutti i luoghi dove ci sono state segnalazioni, nei dintorni della casa riposo. Abbiamo allargato l'orizzonte anche su tutta la vallata, il fondovalle, ma di questa persona ancora nulla. I vigili del fuoco stanno facendo anche un coordinamento preciso con tutte le tracce che vengono riportate sul GPS pur di analizzare bene i luoghi, ma purtroppo una persona potrebbe stare anche dietro un semplice cespuglio e la zona è impervia e boscosa. Sulle zone più pulite abbiamo cercato di fare tutte le ricerche possibili. L'altro ieri c'è stato anche l'elicottero dei vigili del fuoco dall'alto fino a Frontignano, Fondovalle, fino a Castel Sant'Angelo, la vallata di Castel Sant'Angelo, ma purtroppo dall'alto più di tanto non si è potuto vedere, anche se la visibilità era ottima. Sono state anche utilizzate le unità cinofile dei Vigili del Fuoco. Sì, per la verità le unità cinofile sono state due, una quella del soccorso alpino con il cane cosiddetto molecolare, cioè quello che annusa i vestiti della persona e ricerca la traccia della persona, però anche queste portate su tutte le zone, quelle più probabili e anche su altre più estese, non hanno dato alcun esito. E peraltro avete fatto un punto di coordinamento tra, le varie persone che si stanno impegnando nelle ricerche? Sì, beh, questo è il piano della Protezione Civile che prevede l'attivazione di un COC, un centro operativo comunale, che serve proprio per coordinare tutte quelle che sono le forze in campo. Forze ci sono state, ripeto, anche il soccorso alpino che pur non essendo chiamato in queste situazioni che non sono di alta montagna, visto che ha un'ottima conoscenza del territorio di Ussita, ci hanno supportato fino a ieri. I vigili del fuoco per la gran parte, la Corpo Forestale, i carabinieri che pure quelli della nostra stazione conoscono precisamente tutto. Ecco, oggi è domenica, come procederete? In genere dopo 4 giorni vengono sospese le indagini così a tappeto, continuerà sempre una perlustrazione dei vari luoghi, ma sinceramente siamo in un punto morto perché non riusciamo ad avere nessun ulteriore indizio, anche se le testimonianze, insomma, ci hanno detto che la probabile individuazione dei luoghi è quella intorno alla casa riposo fino all'abitato più a monte di Cuore di Sorbo.